Po. Allora, vediamo intanto se si vede questa cazzo di una live. Oh, 20.000, 20.000. Bene, la live si vede. Ah, I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you? This cesspool of dod couldn't be better. She must fit it. This place is a scudding. Welcome home, speak. Very well. Then touch the take nourishment from these. Let these souls withdraw from their essence. Manifestations of disparity. Elucidated by fire. Farewell, Ashen One. Pensavo comparisse tipo il boss, invece un cacchio. Oh, buonasera, buonasera, prosciutto, come stai? Come stai? Come la va? Non dico come la va. La va bene? Sembra che la live stasera riesca a tenere, quindi penso che andrò leggermente avanti. Intanto Oh, parliamo how un may attimo I con be? questa, vediamo un po' che dice. A questo oggetto dovrebbe vendermi delle robe. Ok. Ah, porca puttana, la maschera dell'esilio ricorda tanto quella del. Oddio, come si chiama? Quella di Dark Souls 2. Tutto ok? Sto come un prosciutto, perfetto. Giustamente. Guardalo qua, l'elmo. I guardiani dell'abisso. Facenti parte della. Carine, carine. Carine. Però per il momento mi tengo Ashen quello One, che be ho. sure to Devo bring more comprare però souls. qualcosina. O provare a potenziare quel che già ho. C'è qualcuno lì sotto? Allora, vediamo, vediamo. Adesso Ah, tastes good, wasn't it? andiamo avanti, adesso andiamo subito avanti. No, non posso rinforzare un ca. E allora mi tengo quello che ho. Pretty be careful. Munishir, I don't munishir, want to see your come work la va, squandered. Mister Pollo di Valle Spruga? Bellissimo. Allora, non c'ho voglia di parlare con nessuno qui. Ho paura di perdere quelle poche anime che ho, quindi dai, qualcosa la compriamo. Ah, A questo oggetto. Compriamo. Effigi, no, tanto non me ne faccio quasi un ca. Compriamo delle bombe. Anzi, compriamo questi. Olè, poi compriamo questi. Olè. Ashen One. Vai, così almeno ho speso le anime e se muoro non rischio di perderle in vano. Buonasera, buonasera. Non cincischi. Tutto bene, dimmi di che. Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera, come va? Signor Tankhead, vuole joinare? Visto che non c'è di nuovo Vinny, stasera io e Vinny non ci siamo sentiti per niente. Vuole che la invito? O ha impegni? Se no sarà una live un po' troppo silenziosa, tolte le mie imprecazioni riguardanti probabilmente divinità, perché magari mi uccidono, mi farebbe piacere. Allora io la invito subito, guardi. Tutto bene, e lei come va? Tutto a posto, signor Alex. Ma lei lo sta giocando Dark Souls 3, Alex? Invito un attimo il signor Tankhead nella live, sperando che non mi faccia crashare di tutto e di più. Momento, momento.
Un momento, arrivo subito. Creo il party, imposto al party. È un grande comunque, mi consente. Fortunatamente non subisco spoiler e posso vedermi la live. Ah, ottimo. Ovvio che la sto giocando. Perfetto. Ma l'hai già finito o lo stai per finire? Quindi non prendi spoiler da quel che sto facendo io in questo momento. Scherzi, sai benissimo che è Ami Souls, figurati se non gioco il 3. Giustamente, giustamente. Allora, speriamo siamo tornati. Intanto che join il signor Tanked, spero che non crashi la live perché ieri avevo qualche problemino. Ok, devo andare avanti di qua. Catacombe, dai, che bello, mi mancavano le catacombe dei carissimi Souls. Qua sarà a giudicare dai vasti spazi tra. Buonasera, signor Cicco, Madò, buonasera. buonasera signor Tanked, come la vanno dico? Io non l'ho sentito di oggi, proprio zero, niente. Ah, proprio Niente zero. totale, ci siamo sentiti ogni tanto per dire qualche stronzata nel gruppo, ma più di Come lì, al solito, di immagino. live, esatto. Oh mio Dio, stavo guardando da un'altra parte, sono stato colto alla sprovvista da questo figlio di puttana. Non è morto però. Ah, ecco. Ole. Ah, adesso sì. No, non è morto. Non è morto perché, signor Cippa, me lo dica lei? Esatto. Perché uno scheletro non morto? No, ci sarà un evocatore da qualche parte. Eccolo là, credo. Vabbè, io raccolgo l'oggetto. Raccolga, raccolga. Belletto di Cartus? Ah! Sono buonasera, buonasera, come ne va, ragazzi? Però stavolta è morto. No? No, non lo vedo più rialzarsi. Ah, qua c'è da divertirsi, mo. Combattimento sul ponte. Tu non puoi No, in realtà passare! Chip, per quanto riguarda quegli scheletri, hanno semplificato un pochettino le cose rispetto alle catacombe di Dark Souls Ciao! Ciao! Non è morto. Allora devi 1. uccidere due volte. Sì. Cazzo! Ma no, che brutta roba, sarebbe stato carino il vecchio. Aia, figlio di puttana! Sarebbe stato carino il vecchio meccanismo. Ti uccide. Però che palle, devi aspettare che si rialzano. Non l'ho Vabbè. colpito. Aia, ma dai, bastardo! Dammi la stamina, Tra dammela la l'altro, stamina! Alex dà un consiglio giusto, ossia tieni d'occhio le anime quando uccidi i nemici e scoprirai quando moriranno. Effettivamente. Sì, ma io l'avevo buttato giù, ma non è moruto e io mi sono spaventato, capito? Capiscimi, io sono nuovo sui Souls, non ho mai giocato neanche l'uno, il due, il Demon, non ho mai giocato a nessun Souls, sono proprio. Ma ci crediamo tutti quanti, signor Chip, tranquillo. Oh, è 3 ore che. Wow! Sì, ma sti nemici si buttano tutti giù, ma che cazzo di posto è? Tra l'altro, credo di aver cliccato una trappola perché mi è arrivata una freccia. Oppure c'era quel bastardo qua sopra. Mauri, Ma scusi, è chi è in meglio per lei party? se si buttino tutti di sotto, no? Eh no, perché poi me li ritrovo tutti insieme. Il signor Tanked, signor assassino. Oh, basta, con queste frecce, mo. Me l'hai sgualcito. Oddio, è vero che devo aspettare che mo si rialza. Ma esattamente gli ha sgualcito cosa? Il vestito? Spero. Non Non ho bisogna capito, diventare Cipro. volgari. Ok, allora, di qui non mi posso Buonasera, buttare. signor assassino, buonasera. Buonasera, come va? Tutto bene, ragazzi? Avete passato una bella giornata? Vi siete divertiti? Perché vabbè, ho preso un po' di danni, non ho capito come. Ma questo è senza testa, ma come. E ti stai parando per farmi perri, no? Perché. Ok. Dai, però non possono metterci così tanto a rialzarsi. Ma li demolisco così perché ho lo spadone oppure proprio di loro si spaccano anche se li tocchi appena? No, più la seconda, Chip. Ah. Allora, là vedo uno con la Murakumo, addirittura.
Voglio scinni lì, passando di qua, rompendo il vaso perché sono un bandalo di merda. Come ho fatto a prendere tutto quel danno cadendo da Io 2 metri? intanto spammo i canali tuoi di Vinny, che se non ci prende, anche la pagina Facebook già che ci sono. Occhio ai muri? Occhio ai muri? Ma immaginavo qualcosa del genere, l'ho detto appena sono entrato qua dentro, ma non so se mi stai narrando di muri invisibili oppure di nemici incredibili che escono fuori dalle fottute pareti. Che cazzo era quello? L'attacco di Bison di Street Fighter, ma dai. Ho finito la stamina attaccando a vuoto. Dove è finito l'altro, la kamikaze? Ehi, cacacazze! Senta, allora, per favore, muora, muora, muora lì. Allora, lì ce n'è Muora uno, male. là ce n'è un altro. Che cazzo ho sentito? Cosa hai sentito, Cippe? Ho sentito sibilare dai muri. Era il basilisco di Harry Potter, Cippe. Non si preoccupi. Ma quanta vita! Oh, questo muore però alla prima botta. Era il basilisco? Sì, era il basilisco. Eppure non mi convince. Senta, è la sua volta? Dove è andato? Pronto, dai. È la mia volta. Pronto? Allora. Senti. Qualcuno dalla chat dice che potrebbe essere un creeper, in prossimità di uccidersi. Fatti fare il backstab. T'ho detto fatti fare il backstab! Oh cazzo 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 cazzo! No vabbè, ma questi diventano invisibles! Sono gli invisibles! Ah no 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 no
Aia. Lo sapevo che mi prendevo sanguinamento perché sono uno stronzo. Io continuo a scappare invece che attaccare e Oh, spaccargli la pancia. cipe, new follow! Ma porca merda! Oh, ho Io spostato la adesso spada smetto in anche di cucina. giocare al mio Dark Souls e faccio un pochettino il mod in modo che non spoilerino se c'è qualche spoiler. Fende, no, vai, vai tranquillo. Sento rumori. Pereo. Non so se era. Oh! Vabbè, sto cliccando ogni roba. Allora, per il potere di Grayskull! Grazie mille, Pieri. Ma un po' più di vivacità, signor Tanked. Lei cosa le succede? Io ci sono impegnato a controllare la live, controllare il mio per evitare che mi uccidano. No, infatti adesso smetto di giocare. Ho 40.000 cose aperte. Sto Ah, anche finendo di renderizzare il video chip, che oh, alla fine ne ho fatto figurati. venire uno. Eh sì, ne ho fatto venire uno solo invece di 30.000. Ah, dunque, allora, a quest sono andato avanti con Sigmire e Pacis perché ho Ah, comprato. quindi l'ha portato avanti la quest di Sig, cioè l'ha soccorruto. E certo, come ho visto che l'ho beccato nel pozzo dopo aver incontrato Pacis. Questo cosa c'ha? Le shuttle? Ha le shuttle questo. L'ho beccato nel pozzo dopo che avevo incontrato Pacis. Sono andato poi a beccare Pacis. Gli ho comprato tutto l'equipaggiamento di Zigward. Erchetraia. Ce n'è un altro con l'arco. Ma dai, ma. No, vabbè, ma devi morire, mo. Dov'è quello con l'arco? Ma sono riusciti a farla Ah, avanzare eccolo là. tutti quanti, quella di Paci, tranne. Cioè di Sig, tranne io. Sono stato l'unico deficiente che l'ha scoperto a fine gioco dove si trovava. No, vabbè. Ma è stato un caso fortuito perché mi sono messo a esplorare. Fuck yeah. Grazie ai No, io con il messaggi di fatto che ho detto giocatori ai miei amici, ignoti. raga, non spoilerate. Quando ho finito il gioco, mi hanno fatto: ma hai finito il gioco? Sì. Ah, ecco, hai presente la cappella nella capitale? Sì, Pozzo. Sono andato a parlare, c'è la Sig, solo che io ormai il gioco l'avevo finito, Ma che. quindi. Cioè, qua escono fuori dalle fottute pareti veramente. E mo'? E circa. Si è buggato dentro il muro.
E qua troviamo il tomo della pieromanzia di Karthus. Abbiamo trovato robe. Buonasera Elios e buonasera Itachi. C'è anche un Itacio. Buonasera Elios. Come stai? Come la va? Vai giù. Adios, arrivederci. Oh minchia, c'ho un caffè amore, non l'avevo mica visto. Grazie. Allora, qui abbiamo falò più avanti. Sì. Oh. Beh. No, non è un cazzo vero mai. Beh, oddio. Forse. Ma l'hai spinto giù, ma povero teschio. Ma non me ne è fatto che, un povero culo. Scheletro, in realtà. Vabbè. Tanto al massimo cade e si ricompone. In qualche migliaio di anni riesce a trovare tutti i pezzi. Allora. Procediamo perché la run è lunga. E questa zona mi sembra piuttosto grossa. C'ho la paura nel mio corpo. Oggetto. Anima di un cavaliere senza nome in una stanza completamente vuota, non un cazzo vero, c'è una scala, vado. È una scala che cambia. Buonasera, Raffaele. Nella forma e nel colore. Tutto e trasformazione. Trasformazione. Lì c'è una trappola e la clicco. Buonasera, gabbia. Porca troia. Cosa? Ah, e se la riclicco? Che? Ah. Se la riclicca cosa? Non riesco a capire, Chip. La trappola per terra. Ah, la trappola. Questi? Si ricompongono? Ah, ma qua ci sono già stato con 3T. Sì, ok, perfetto. Allora, posso scinni. Buonasera, gabbia. Buonasera. Mauro, se vuoi fare l'accento francese devi fare... Ti do fine. Io... Ah, stavo cal... Oddio. C'è le convulsioni, il non morto lì per terra. Allora, noi siamo andati di là. Io voglio provare ad andare di qua. Mazza, oh. Che posto accogliente. Allora. Visto, signor Chip, è proprio un hotel a 4 stelle. Allora, le lucertoline, teoricamente, droppano quando le uccido. Ma perché? Cipe, so. Elios suggerisce, pensa alla baguette. Dai, non l'ho colpita perché? Ma smettila! Ole, minchia, quante frecce. Titanite scintillante, ok. Prima di scendere di qua, voglio controllare cosa c'è di qua. Vabbè. Dai, quanti? Ma quanti trici li ha tirato, Chip? Cioè, io lo sto vedendo adesso, ma gliene ha tirate 40 prima. Ma dai, non l'ho colpito! Sotto a chi tocca? C'ho lo spadone. Spadone significa equilibrio. Bitch! La scimitarra! No, Chip, spadone significa equilibrio, no, ti prego. Che belle scale, molto invitanti. Cazzo, ma a me hanno ripreso pure Oscar. Ma non ci voglio credere. Oh, ah no, è la tipa. Capito? Ah, ok, dopo. Ok. Mi mira sei un cecchino. Ed Elios infierisce con la freccia. Non l'hai colpita con quella freccia, c'è di sicuro della lore dietro. Ci sarà un muro invisibile. E poi Itachi dice che mira, sei un cecchino. Ho visto. Che spadone cazzutissimo ti sei trovato? Lo spadone di Astora. È bellissimo. Assomiglia un po' a... Sì, non ho capito un culo di quello che devo dirgli a Horas, quello che parla poco. È lo spadone di Astora. Dice, io rimarrò nelle catacombe, lascerò pietre prismatiche per guidarlo verso di me come al solito. Ok. Muschio rosso sangue. Trovalo sì. E diglielo, te ne prego. Te ne pero. Glielo pero pure io. Te ne pero. Periamo. E poi dice anche che le fiamme guidino la tua via. Attenzione. È diventato Battlefield. Perché? È guerra tra cecchini. Oh cazzo. Ma c'è una freccia nell'occhio. No, mi colpisce. Che palle. Buonasera Nikolai, buonasera. Ma porca troia. Dai, prima di lui. Dai, ancora una. Come posso mandare uno scream di me? Porta, mi dispiace.
Ma chi è? Tutto bene, signor Nick? Io, Helios, dico che potresti invitarlo nella chat. Non 360 lo so. Uno scoop, bellissimo. E Itachi dice Chip and Hood. Mamma mia, Chip and Hood, Chip and Hood, Chip and Hood. Perfidiously me, ok, è qualcuno dalla chat, tu ragazzi. Tu fai sempre breccia quando con l'arco scocchi la freccia. Non mi ricordo come fa Jeep, però spero di averla beccata. Tu fai sempre breccia se dall'arco scagli una freccia. Sento rumori bruttissimi. Non sono Vinnic, Nicolai, sono tanti. Porca puttana, guardalo lì il rumore bruttissimo. Sto sostituendo Vinnic che non è stato chiamato oggi dal buon signor Chip. No, non è che non è stato chiamato, non ci siamo sentiti, non ci siamo messi d'accordo sulla live. Sono morto! Cazzo! Con calma. L'avevo immaginato che era quello, poteva solo essere quello. Non c'era niente davanti, minchia dietro, una palla di merda. È arrivato roster corale di turno, mi ha lanciato la pallina. Io Cipe l'avrei voluto avvisare sul serio, però... Hai fatto bene a non dirmi. Però io mo rascio come una... Non fatemi diventare Volpe. Seconda, non Nicola, il mio sono uno sputo in confronto a Vinnic in queste bellissime live. Ci siamo andati... Ma dai! Allora, si rascia. Però stavolta voglio passare di qua. Voglio vedere se effettivamente di qua si arriva da qualche parte. Ah, oh madonna, guarda, mi piglia ancora. C'è qualcosina qua? No? Bababaumbd. Allora, no? Ma... Wait, dove? Chi? No, sto leggendo la chat, i messaggi di Helios. E le storie teses? Ma tu... Con quale risata, tra l'altro? Inquietante ma divertente allo stesso tempo. No, inquietante. Guarda Alex con il Palm Face. È il nuovo film di Tony Montana sulla droga. Palm Face. Non c'ha più la cicatrice, ma c'è una palma tatuata in faccia. Allora, dov'è la merda? Ah, sì. Ma si stacca di nuovo. La palla. Voglio andare a recuperare... Lei intende la palla, giusto? La palma. Eccola. Palla di merda. Palma... Ok, perfetto. Ma se ne staccano altre, per caso, giusto per... Questo spoiler... Ah, Dio, ma mi insegue! Ma che cazzo... Secondi. Cosa... Helios, se mi stai sentendo, ho dovuto mutarti un attimo perché hai fatto un piccolo spoiler di locazione. Di Madonna location. Ma io voglio provare a colpirla, sta merda, a vedere cosa succede. Vai, Gino, vai. Non ce la faccio girare in tempo. Ciao. Ma dove l'ho lanciata sta freccia? Allora, pronti. No, non gli faccio danno, è soltanto una palla di merda che rotola. Madonna. No, non gli faccio danno. Perfetto, arrivederci. Il problema, Helios, è che i tuoi messaggi erano... Wow. Mi scusi? Bravissimo! Perfetto. E mo qui! No. Mi sono seduto e ho guardato 10 minuti una palla di scheletri rotolare avanti e indietro. Mi divertivo troppo, dice Alex. Ma in effetti è carina come cosa. Ah! Scheggia addosso di non morto, perfetto. Però potevi farmi il favore di non rompermi la leva. Ma hai rotto la leva? Madò. Allora. Hai rotto anche tre quarti di sta ceppa, direi anche io, Chip.
È morta gente, non so come, non so dove e neanche il perché. Però tu morirai. Ma vaffanculo, che palle che... No! Che? Schifo! Cosa? Dove? Che cosa? Cipe, io non capisco quello che sta dicendo, però. Ci sono... Aspetta, dai, volevo colpire... Ma no! No, 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 qua muo... Che cazzo? Ma dai, ma basta! Ah, tra l'altro, Cipe, ha visto che stanotte devono fare un update su Dark Souls 3? No. E ha fatto bene a dirmelo, sì, perché sennò me ne sarei dimenticato completamente, signor Tank. Ah, ma è sto scritto... figlio della merda che non c'era scritto. Ma dai, che palle. All'avvio di Dark Souls, lo dice. Devono fare un... devono fare l'update della regolazione alla versione 1.07. E saranno inattivi mondo? Dalle 3 alle 5. Sono stato invaso, non ho capito. È uno spirito oscuro. Quindi... è un PvP. Ma dai, ma sei ancora vivo? Che porca di quella... Sì, stavo cliccando R3 per guardare dietro. Grazie Rocket League, grazie. Quella è colpa mia, Chip, perché l'ho fatta giocare ieri sera. Dov'è Smanaciculus? Smanaciculus. Ma dai. Ci mancavano ste cazzate di oscurità, eh. E niente, io continuo a colpire che non si è ancora alzato. Ah, eccolo. Wow! Bastard! E io curo. No, no. No, no. Se vuoi combattere, combattiamo bene. Sicuri, sicuri, signor Chip, sicuri. Doi! Ma ho aperto il menu, non so come. Sicuri che lei morirà? Sì, sì. Siamo tutti quanti sicuri che... Madò, si è beccato tutte le frecce in faccia. Ma dai, attento allo spirito. Sì, sì, è qua, è qua. Vabbè, Tank è già qua da un po'. Cipe, io lo vedo adesso, sì. Perdoni. Ma dai, no! Che culo, l'ho parato come? Ah, tra l'altro a congelamento. Oddio, sarà una lunga cosa. Io, Cipe, credo che quello sia un phantom di un giocatore, però, eh. Sì, sì, è un phantom di un giocatore. Guarda che vuole cliccare di nuovo. Sta utilizzando l'arma del primo boss. Sì, sì, è un giocatore. Vuole buttarmi contro la trappola di nuovo. Ma le lancia i coltelli, le lancia delle spillette. Sì. Helios suggerisce metti a due mani e spamma. Aspetta. Oddio. Vabbè. Potrebbe essere rischioso. Vabbè, lui si è curato. Questo qua si beccherà un Perry. A costo di... Aha. Non so quante fiaschette può avere. Io da invasore o co-op ne ho 3. Il massimo degli invasori è... No, aspetta, il massimo in tutto è 7, se non sbaglio. Ma bastardo, si sta curando come una merda. Non fa niente. Scusi le parolacce, Chip. Però quando c'evo. Oh! No, ho sbagliato! Perry. Un po' in ritardo sicuramente, sì, sta arrivando sì. La coda. Non mi fa abbastanza danno. Ti sei chiuso nell'angolino. E mo? Ti cura di nuovo? E mo su uccelli per diabetici. Mi curo anche io a sto punto, dai. Cazzo. Dai, Ciccio, non abbiamo tutta la sera qua. Sto facendo una live. Cazzo. Ed Helios, tra l'altro, dice, vabbè, è pure un invasore. Lui entra nel tuo mondo a romperti gli zebedei e tu puoi pure evocare 10 phantom per ucciderlo. No, mai. Come anche mai cercherò di fargli un backstab.
fatto una piccola cazzata. Ma è ancora vivo? Sì. Vai a curarti. No, dico l'invasore, non lei. Sì, sì. Se lei fosse morto avremmo sentito le imprecazioni anche da casa nostra, tranquilli. Oh, mi spiace. Qualcuno è morto. Non so chi, sai com'è? Giusto per citare qualcuno. Dio, se mi doveva far sclerare così tanto. Io però... Scusa, da questa parte dovrebbe esserci il falò. Io però c'ho paura di ste merde a toccarle. Aspetta, fammi provare una cosa. Perché... Ah, mi sono preso le fiaschette. No, non grattarti il culo così in live. Io ho rotto uno di sti cosi. Elios dice, fisce i backstab. Madonna, cosa è successo? Perché mi sta dando... No, mai nella vita. Veramente, se uno si prende un backstab deve fare errori ma proprio grossi. Oh mio Dio. Ah, c'era una trappola lì, non l'avevo vista, ma vaffanculo. Anello latteo della sorella Gina. Anello latteo di Cartus Chip. Gina lava. Allora, aspetta. Ma per perché? Perché Gina lava ragione, Gina. Tipo... Ho capito, ma Chip... Comunque Elios ha ragione, dice il lato positivo è che ti ha ricaricato due Estus. Non l'avrei dovuto neanche usare se non ci fosse stato questa invasione. Vabbè, c'è stata l'invasione, che ci vuoi fare? Però me la son cavata bene, dai, alla fine. Non è andata così sì, male. Sì, assolutamente. Oh, ma no. Te la sei giocata bene, Chip. Cazzo! Eppure, quante robe. Vediamo se riesco a usarla a mio favore. Ecco, voi Cipe che entra in modalità scimmia. Sì, l'ho usata a mio favore. Ma però non ho più... No, non tornare in vita. Ma io comunque... Sì, tranquillo. No, ma porca di quella troia. E mo? Deprodo il corpo. Potevi dropparmi una Estus? Che... No, ma figlio della cristianità. No, andate a cagare tutti. Mi serve il falò. Devo rushare come un imbecille. E intanto Elios dice, tanto Mauri, in sto gioco trovi un falò ogni 5 minuti di gameplay, e si vede. Porca troia, mi è andata... Bene! È di qua il falò. Ah! Porca puttana! Sti stronzi che diventano pure invisibili! Guarda che ci muo... No! Oddio! Ah! Madonna! Falò, sì! Falò! Yes! Falò? Ti prego, accenditi. Tu vai a fare in culo. Ho visto che ha schivato al millimetro una palla di merda. Palla di merda, si dice. Palla di merda. Oh, grazie che... mamma mia. Scusate. Ma quanto... fatemi... Cipe, ma quanto è bella quella palla di scheletri? Per carità, bella è bella. Però, affanculo, cioè, dico. Allora, io il falò l'ho trovato. Ora, mi sembra di aver visto che la via dall'altra parte è bloccata, nel senso che manca proprio un pezzo di pavimento. Ti saluto nel video! PF043089. Ti saluto tantissimo. Madonna, ti saluto. Ti saluta anche il signor Tanked, guarda. Ma sì, tantissimo. Io intanto spammo un pochettino i vostri canali, Cip. No, Cip non ci saluta mai. No, dovete scusarmi, c'è stato un attimo di blackout totale dai commenti, perché... Chi purtroppo... non vorrebbe in casa una palla di scheletri? Ovviamente, cioè, è giusto.
So, ah, ecco dove devo andare, perfetto. Comunque, assassino, tranquillo che ho ricevuto la tua richiesta d'amicizia. Quando accenderò la PlayStation, in realtà è già accesa, l'accetterò. Sono molto bravo, vero Cipo? Sei bravissimo. Allora, oh, vedo acqua, fogne, schifo o merda? Ma perché non ti rompi e basta come la tua sorella la prima? Oddio no, i topi no! Come servirebbe una... E sono una... tornati. Ancora più cissati, eccoci tutti, eravamo già mancati. Ok, vi vedo... Dio! Cipe, se hai visto l'ultimo video di Yoto capirà questa citazione. Cipe, ti seguo da 2 anni, fai un vlog su questo commento con 3N. No, non l'ho ancora... Non l'ho ancora visto... Che schifo è sta zona, che schifo è! Come disse Yotobi in Dark Souls 2, ma perché devono fare sempre delle zone dove c'è acqua e merda, sempre delle fogne? No, i berserk, no! Ma perché? Oddio, no, basta, gli smocciolati! Ci teniamo! Gli smocciolati di merda, no! Pure! Dicevo, Cipe, Nicola dice fanculo a Punici, teniamo lui e lo chiameremo Punici. Punici? A Panucci. Dice Cipe e Panucci suona bene. Va Panucci, bene. Panucci. Va bene, ok. Stamina. Oh, brutto corridoio. E suppongo tra l'altro si riferisse al Phantom Invasore, non a me. Phantom Invasore? Ho trovato un anello di Karthus. Oddio, sono... Mi sono andato a mettere un po' nella cacca qui. Ma forse noi usciamo, Forse noi usciamo vincitori. Dio! Qua non ci sono vie traverse? O traverse vie? Aia! Ma fortunatamente... Ma non fanno il danno che facevano in Dark Souls 1. Fortunatamente, sta ruota di me. Rispondo io per lui. Elio, se sì, aveva a Telecom. O Telecom, sì. Scusate, questo è diventato un demolition derby. Guarda, sto schivando ruote. E mo però mi avete rotto i coglioni. A caso, tra l'altro. No, però non potete guarda che fa Tokyo Drift, fa le derapate. Ah, tra l'altro di qua non altro che andare. Paul Walker, il nuovo Paul Walker dei Dark Souls è la ruota scheletro. Ho trovato cazzo, un'altra invasione, no, che palle. Ed è proprio qua. Ma è un giocatore. Fammi indovinare, il nome è Zorig. Sì. Ecco. Chi è? No, dimmi solo se è un PvP o no, è un NPC, è un NPC. Ah, allora posso fargli backstab. Con lo spadone di Reim. Oh mio Dio! Sì. Ciao! Sì, lo sappiamo, Elios, che la Telecom fa cagare. Perché la scorsa settimana ha avuto problemi grossi, ma grossi. No, ma... Aspetta, Zorig. No, non mi scassare la minchia! Ok. Vieni pure, mo. Madò, quanta vita le ha tolto, Chip. Un pochino. Backstab, vaffanculo. No, in realtà Alex non è Telecom che ha problemi con Twitch ultimamente, è la PS che ha il PSN messo un po' male ultimamente. Ma no! No, minchia, questo mi ammazza. Cioè, non sono morto. No! Non incontro lui, però. Cioè, sto bevendo più fiaschette con questo qua. Ma vaffanculo. Cioè, resisti, Chip, resisti. Schiva! Cazzo, non l'ha schivato. Sei morto? No. Oddio. Oh. Che palle. No, mi becca di nuovo, lo sapevo. Io con questi attacchi rallentati ci casco sempre. Ti ringrazio. Mi ha dato la gestura, ti ringrazio. Buonasera. Ma
Ti ha ucciso? O l'hai ucciso? Ah, No. ok. Ma dai, che adesso io ci torno là, eh. Mo ci torno. Buonasera, Marsimar. Buonasera, come le va? Dai, palla di merda, precedenza agli stronzi. A me le live funzionano bene, non ho avuto problemi in sti giorni, quindi è proprio Telecom, no, è proprio un problema di PSN, Alex, C'è perché tutti anche quelli che stanno stato. streamando da PSN stanno avendo problemi, cioè quelli che streamano direttamente da PlayStation. C'è anche stato un problema di Telecom. Oddio! Sì, vabbè, quello là l'altra settimana mi pare ci sia stato, perché Ma no, avevo andata e problemi anche ritorno! io, chip, quindi. Minchia, mi sono andato a incastrare proprio in un bel posto, guarda. Cazzo. Permesso. Elios fa una precisazione giusta, non insultare la palla di scheletri. E Giusto, ha ragione. giusto. Chiedo scudo. Vieni, Zorig. Vieni, vieni, che mo facciamo due paroline, io e tu. Tu e io e tu. Sempre se mi invade di nuovo. Non mi invade più. Ah, Ma guarda. infatti io, Alex, non ti sto dicendo oggi, io ti sto dicendo negli altri giorni. Io ti sto dicendo, gli scorsi giorni c'erano problemi sul PSN perché. Ah, avevo finito la stamina. Sì, Ah, ma ti ha rinvaso quindi Zorig? Osho, attacco con lo scudo. No! Ok. Cazzo, non puoi interrompere l'attacco con... Gli ho fatto la bu... Wow! Ci saluta. Anello dell'ammazza cavalieri. Ok. Non puoi interrompergli l'attacco con lo scudo dandogli il calcio, il che è una stronzata, secondo me. Faccio in tempo a sentire palla di scheletri. Beh, sì, comunque considera che ha uno scudo a torre. Ho capito che è uno scudo a torre, ma non gli interrompi l'attacco. Cioè. Ah, ha parecchio equilibrio. D'altronde ha l'armatura. Dovresti capire che armatura è. Oddio, sai. Non l'ho guardato. Oddio, che palle che devo attaccarli e poi aspettare. Attaccarli e poi aspettare. Bravissimo. C'è la mira dei cavalieri di. Oh, buongiorno, non ti avevo visto a te. No, 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 stai calmo. Ma non ci siamo colpiti mai. Sei un po' troppo agitato per i miei gusti. Ma dai, cazzo, quanto salti in alto, non è valido. Questo usa il turbo. Aia. No, vabbè. Grazie. Tie e tie. Cip, hai visto che quello scheletro aveva il cappello e rideva? Quale? Esattamente. Ne ho ucciso uno prima dell'arciere. Questo qui? Al momento non glielo so dire perché sono ancora nel combattimento con lo scheletro con le shuttle. Ecco, ho ucciso uno scheletro prima di quello, insieme a quello con l'arco. Madonna, quanti oggetti, quanta roba, quanto è grossa sta zona. Lo scheletro a destra ha appena salito le No, non me ne sono reso conto se sorrideva. Ho visto che aveva un cappello ed era il cappello, mi sembra che fosse quello dei guardiani. Mi sembra, non vorrei dire una cazzata. Mi sembra fosse quello dei No, guardiani. non aveva quello dei guardiani. No, ho raccolto una Aveva roba. un altro cappello. Comunque sì, era quello vicino all'arciere, lo Guardalo! scheletro Ma questo fluttua! Perché che ti stavano dicendo. poi non è morto? Questi non possono riviviscere, però. Cioè, già sono stronzi da tirare giù. Sarà che gli faccio poco danno. Oh, stavolta c'è morto. Ho sentito. Onestamente io non lo so perché non so neanche di cosa stai parlando in questo momento. Sono concentrato a seguire la live e non sto Coltellini pensando. d'arancio. Mi ha dato. Ma cosa? È vero, sorride.
Ma non mi attacca! Perché non mi attacca? Tu l'hai ucciso, vero? Ma ce n'è un altro qua. Adesso è morto. Non dovevo ucciderlo, per caso? Ah, quell'anello, Helios. Non lo so. Ah. Wow. Ma perché si trovava in quest'area? Mica me lo ricordo. Sono... Dai, no, fermo. Ah, maledette Shotel. Alagalagalong, alagalagalolong, lolong, lolong. E vattene a... No, ho finito la stamina e mo sono cazzi. Sono cazzi. Ciao bimbo. Vieni qua. Combattiamo armi peri. Gli farei... Proverei anche a fargli un peri, ma... So che mi incula. Dai, ancora un colpo. Yeah. Ah, ecco perché non mi ricordavo che si trovava in quest'area. Non lo so, Helios. Io so che potrebbe rimanerci un po'... Un po' male? Un po'. Eh sì, a giudicare da quanto è grossa stare... Ma dai. Ma semplicemente perché... Vabbè, ciao. Non ha quel nome, Helios. Tra l'altro ti ho mutato 2 secondi perché non si sa mai che... Si è suicidato. Legga i nomi. Si è suicidato un attimo la... Oddio. E siamo tornati al pontile desolato. Osotoe! Vai tranquillo che puoi rischiare adesso. Vai giù. Ciao. Ma Alex, tranquillo che non stiamo facendo nessuno spoiler. Cioè, se sei già arrivato a quest'area, a meno che non lo stai vedendo direttamente da chip, lo spoiler... Io e Helios non stiamo facendo spoiler. Pillola gialla. Allora, il ponte sospeso sta per svanire. Ma... Cosa mi stai narrando? Vuoi dire che c'è... Fammi un po'... Cipè, pillola rossa o pillola gialla? Pillola... Oh! Pillola. Pillola blu stavi per rispondere. Sì, Cipè, bastardo! Perché... Infatti non ho più risposto. Quanti siete? Fatemi capire. A te ti uccido. Vabbè, io, ci sono ancora persone che non l'hanno finito. Vedi Cipè... Anche se è uscito da più di un mese il gioco. Ma dai, vieni qua, ma figlio di puttana! Oh. Sì, io è un po' che non... Che praticamente... pillola nera pure. Non ci sto giocando io praticamente a Dark Souls, e non in live, perciò mi rimane lungo da fare. Ehi, però qua c'è una strada. Che mi porta da... Horas! Ah no! È di nuovo la tipa, ma... Yes. Ancora. No. Ma infatti ti diamo ragionissimo, Alex. Non tutti comprano il gioco al day one. Poi vabbè, dipende da che gioco io. Per dire, l'ho comprato al day one. Ma semplicemente perché era Dark Souls 3. Perché altri giochi non mi sognerei mai di comprare al day one. A meno che non siano giochi che aspetto da una vita. Tra l'altro, ragazzi, per chi non li avesse mai giocati, io vi consiglio di comprarvi Green Fandango, e adesso è anche uscito Day of the Tentacle, rimasterizzati. E credetemi, sono giochi che ne vale veramente la pena giocare. Sì, se volete vedere Green Fandango, tra l'altro ci ho fatto un video sopra quando era uscito con il PlayStation Plus sul mio canale. Quindi volendo potete vedere un attimo che tipo di gioco è, come funzionano le meccaniche. Credo di aver trovato una boss fight.
E mo so cazzi. Raga, non si è accorto. Di cosa? Non so di cosa stia parlando, signor Cippet. Non ne ho proprio idea. Ma che cazzo? Fammi indovinare, hai colpito il ponte? No. Ci sono passato sopra. Tutti gli scheletri. Cosa è successo? Perché? Ok, ora tanto l'hai visto, c'è un'imboscata quando sali sul ponte. Io tranquillo. Ma no, vabbè, andate a cagare. Se posso dirle una cosa, il fatto che ci siano tutti quegli scheletri non è la cosa più stronza che troverai in quell'area. Che bello. Però vedo che non attraversano la porta e fuori di qui c'era un segno di evocazione, quindi sì. Sì, qui sicuramente accadrà qualcosa. Aspettavo che... tipo, oh porco, oh santa savacca! C'ho la paura nel mio corpo. La stavamo aspettando tutti, quella reazione. È il momento di distruggere. No, tocca il calice. Ma è diventato Bloodborne. Tocco il calice, tocco. Però, scusi Cipe, ma in questo gioco è pieno di riferimenti osceni. Cioè, tocca qui, tocca là, tocca la tipa, tocca il calice. Pillole. guardi. Sesso, droga e rock and roll. E rock and roll. Ai. Mi sa che faremo fino alle 11:30, signor Tanked. Tanto io non ho impegni, Cipe. Conto di morire malissimo adesso. Alex, tra l'altro, ha detto una cosa che è verissima. Che se non diceva non se ne è accorto. Non me ne manco accorgevo. Te ne accorgevi che... Cioè, passavi dalla porta e non te ne accorgevi. Esatto. Oh mio Dio. Ma cioè, se quella è la mano, questo è grosso come amigdala. Amigdala? Ah, ok. Per un attimo ho preso... Vado a prendere l'oggetto! Ah! No, voglio deportare l'oggetto! Che brutta roba! No. Bravissimo, no, Alex, bravissimo. Oh mio Dio. È diventato Manus. Io non so gli attacchi che fai, ma c'ho molta paura. No, che schifo. Dai. Indaffamento. Non si distragga, Chip, non si distragga. No. Qui potrebbe volerci un attimino. Aspetta, torcia. Tanto non ci voglio neanche provare a parare uno dei suoi colpi. Che schifo. Ma perché? Che cazzo? Cosa, Chip? Non capisco, sei troppo in avanti per il video. Non posso passargli dietro. Ok. Ah, no, non puoi andare alle spalle. E quindi mo come lo attacco? Ah, sei morto, ok. Sì, stavo cercando un posto, magari un luogo dove poter affrontare un po' meglio la situazione. E invece... Io le darei un consiglio. No. Cerchi di usare il meno possibile la testa. Picchio e basta. Sì, Cipe, non ha capito, ma va bene così. Io dico solo che boscazzone. Che un boscazzone questo qua. Sì, effettivamente. Ma non posso dire a chi assomiglia del primo, però. Se può, deve arrivarci lei, signor Cipe. Sì, ma mo adesso. Scevado. Dai, però. Pallina.
Brava. Ma tra l'altro, come ha fatto a farsi colpire in pieno dalla palla di scheletri? Scusi. Credo abbia laggato. Diamo la colpa al lag per qualsiasi cosa. E mo io non mi ricordo da che parte devo andare, però. Avevo aperto un muro invisibile, ma non mi ricordo dove. Oh no, topi di merda! No, non era di qua. Ma tanto il muro invisibile non le serve per andare avanti, Chip. Avevo sbloccato, era tipo. No, non era di qua, era dove c'era quello là. No, fatti gli affari tuoi. Ah, era di qua, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sì, ma non c'è un falò più vicino. Scusa, devi farti tutta sta strada. Tutte le volte. Sì, quello è più vicino. Quindi era di qua. Però, se hai presente il luogo dove ha affrontato l'invasore con lo spadone gigante, c'è una barra, cioè delle sbarre di ferro. Sì. Ritorni in quell'area. Ah, devo colpire. Ormai è andato avanti, ormai sì. È andato avanti tranquillo. Tra l'altro sono comparsi gli scheletri, i frame sono proprio scesi enormemente. Ah, meno male che almeno le anime le trovo qua. E ritocco il calice. No, non mi baffo, voglio prima vedere. Ah, ridai, Chip, ritocca. Ritocco. E dai, però ogni volta mi fa vedere la cutscene, non si può saltare. Dai. Sì, certo, una volta che la vedi si può saltare, Chip. Non è Demon Souls questo, eh. Ok. No. Non gli faccio danno. Io ripeto il consiglio, non usi la testa. Oh cazzo. Se vuole posso anche dirle che è simile a un altro boss che ha già affrontato per quanto riguarda i danni, però. No, no. Ma non usi la testa. Ma. Chip, capisca, la prego. Ma. Io più di questo non posso fare, senza spoilerare qualcosa. Non usi la testa. No, no, che poi qua prendo danni, non si sa come. Non usi la testa. Io più di questo non posso dire perché sennò spoiler. Aspetta, eccolo lì, mi ha preso in pieno. Non usi la testa, ma che cazzo? Non uso la testa. Allora andiamo di braccia, scusa. Devo rompergli i braccialetti. Io non ho detto nulla. Ho capito, ma. Prima ho provato qua. Ah, no, mi sono incastrato nelle dita! Mi sono incastrato nelle dita! Colpisca forte, Chip, colpisca forte e colpisca tanto, soprattutto. Cazzo! Ha tirato fuori uno spadino! Uno spadino? Dai, oh mio Dio! No! Ok, è Chippa, Nito! Come si era incastrato nelle dita, scusi, che spieghi? Mi ero incastrato. Ah, ma dai, mi ero appena curato, fidi tu. E zimme. Dai, fai robe. Colpisci i tuoi amici. Madonna. E. Olè, fuori un anello. L'hai sentito? Ecco. Bitch! No. Ehi, boss, devi fare qualcosa. Devi uccidere i tuoi amici. Bene, perfetto. No. Quanto è a dare a quel colpo lì? Perfetto. Metti giù la manina, che mo ti spacco, diciamo, anche l'altro. Diciamo abbastanza da colpire i suoi stessi alleati, Chip. Cazzo! Ok, mi sono salvato. Dai! Stamina! Stamina! Ah! Waka waka, Waka mole! Oh cazzo! Me l'ha tirata, cioè non potevo non approfittare, okay, mi piace. Aspetta. Ma no! Stai fermo! Sì! La mano, sì. You son of a Twitch! E stai fermo, che non ti colpisco bene! No! Calma! Dov'è la mano? È sangue, freddo!
Dobbiamo andare avanti a citazioni di canzoni o possiamo finirla qua? Non ho più spazio! Non ho più spazio, ma mi ammazza! Prendo un razzo e lo lanci sulla luna, ci penso più spazio. Aspetta, mo mi curo. Era pessimo. Non si preoccupi, non era così male. No! Dai! Colpisci forte, con forza, sull'anello. Merda, dov'è? Dov'è? Eccolo. No, no, con no. Con forza erculea. Dai, che palle. No, 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 ma perché? Bravo. Ok. Fammi vedere l'attacco che fai. Fammi vedere che cosa fai. Aia. Colpirà con forza lì. Perfetto. No, ne fa ancora uno. Ne farà ancora uno. Sì, però non faccia il... ma non riesco a capire dove mette le mani. Ho capito, ma non faccia il potere di Grayskull proprio in mezzo alla battaglia con la spada, la prego. Eviti. Allora, mo... No. Oh. Cazzo. Oh, bravo. Ah! Mio Dio. Curati subito. Uno, due. E mo... Ma l'ho schivato. Non dire. E toglimi il target che non vedo. La manina, Ciccio. Mi serve quella manina. Dove l'hai messa? Ah, eccola. Orca troia, muori. Tanto manina non è. Bastardo di me. Ciao, stammi bene, aspettami. Dammi un bacino. Wolnir, signore supremo. Cazzo, e mo non ci sono più la sfera del drago. Ma perché? Sul serio, Cippe? Sul serio? Mi spiace, ho dovuto. No, ha fatto benissimo. Lo voglio anch'io un calice come quello, però. Bene, dai, non ci ho messo tanto. Ci ho messo troppo, ma non ci ho messo tanto. No, anzi. Per essere uno che l'ha fatto al secondo tentativo ci ha messo poco. Si apre una porta. Ehi, c'è quella... Ares che sta facendo il facepalm, probabilmente per la sua battuta pessima. E tra l'altro all'inizio del combattimento ha detto: io l'ho ucciso senza fargli mai usare la spada. Ma era divertente fargli usare la spada. Io devo far vedere i moveset dei boss, no? Ma certo, Cito. Perché ovviamente non è perché è scarso, no? È perché deve far vedere il moveset dei boss. E voglio vederli io stesso, capito? Voglio capire, ma quello cosa sta per fare? Cosa sta per facendo? Mi interessa sapere cosa sta per facendo. Intanto prendiamo... No, però adesso glielo posso dire. Tanto ormai l'ha battuto, quindi gli posso dire che se avesse distrutto subito l'anello di sinistra, non avrebbe né evocato né utilizzato la spada. Ah. E quindi sono uno storone, insomma. Voglio vedere cosa c'è. Ha fatto bene, qui. Non lo sapeva. Minchia, chissà cosa mi sono perso in quella zona che non l'ho esplorata per niente. Non ho neanche trovato Horas. Ah, è vero, a proposito di morti del PG, ma non c'era uno che stava tenendo il conto delle morti di Chip? L'abbiamo perso. Se era mio fratello. Peccato. Oh mio Dio, che bello. Credo di aver trovato la zona più bella di questo videogioco. E il refo dice Chip e si prepara di uno spettacolo visivo, che è quello che sta vedendo in questo momento. È il momento a Norlondo, e quella è la chiesa dove c'è la signora... Praticamente dietro a quel palazzo c'è Voltr della Valle Boreale, dove c'è stata la boss fight. Dietro a quella chiesa là in fondo, vero? No, Cipe, sta proprio sbagliando geografia. Perfetto. Ma alla stragrande. C'era un falò e mo qua c'è un altro. Mamma mia, complimenti From Software. Mamma mia. Complimenti. Comunque, davvero. Per essere una specie di gimmick, quel boss è veramente bello, veramente figo. Porca vacca. Boh, io credo che sarò qui ad osservare il panorama. Veramente? E Alex, senza fare spoiler, tra l'altro dice: fidati, questo è uno spettacolo, non hai ancora visto nulla.
Secondo me se salgo su quel ponte arriva la Cleric Beast. Mi preparo pure un infarto? Ma immaginavo che salendo su quel ponte succedeva qualcosa. Aspetta, Ma, Refo, io non ho fatto il tempo a bannarti. No, no, ma è me l'ero immaginato che doveva succedere qualcosa su questo ponticello. Però io ho 43.756 anni. Prova fuoco, ok. Mangia fuoco, Intanto che ci siamo, visto che è tanto... Porta una bambola e potrai passare. Lo maledetto! Porca puttana! E questo... Ah! Questo è il cane di Bloodborne. Il cane boss di fuoco di Bloodborne. Devi darmi un secondo. Che poi sembra più un procione! Mi ha preso, no! Perfetto. Cleric Beast più o meno, Io non volevo dire nulla, ma... Tra l'altro sì. Alex dice, il falò prima l'ho delle scale lo hai acceso? L'ho acceso. Che? C'era un falò subito uscito dalla zona della boss fight. Che l'ho detto? Sì, quello là, Cip, quello là. Ma non fatemi, Tra l'altro, ma da dove cazzo è sceso? Scusa, Cip, allora... l'hanno presa per un imbecille, cioè... Veramente. No, allora, qua c'è qualcosa che non mi torna. Io voglio capire da dove cazzo esce quell'affare lì. Perché lì sopra non c'è. Ma Cipe, è una manifestazione dell'etere. Cioè, cos'è internet? Che cazzo è? Non ho detto Ethernet, Cipe. Ah. Allora, fammi capire da dove cazzo esce. Ma apre il portone? Cioè il portale com'è? Ma si figuri, Refo, si figuri. Fammi capire. Ah, ma vai a caga. No, non mi piace sta cosa. Ok, ok. Che sbuca da nulla? Sì. Ci può. Tu non ci passi qua. O forse sì? Tu non puoi passare. Manca solo il bastone di Gandalf, tra l'altro, Cip. Però lei ha la spada di Grayskull. Madonna, quindi... se ho la spada di Grayskull. No. Dai, In che senso, Cip, però? Aspetti. Oddio, mi hanno... Oh, ma quanto cazzo di danno fa? Ma dai, ma vaffanculo. Oddio. E mo? Sono morto. Non attaccare più, non attaccare più. Aspetta. Ok. No! Perché ovviamente ricordiamo il cane fa esattamente ciò che gli dice Cip. Esatto. Obbedisce agli ordini. Bau bau. Cioè, ma devo fare così? Qua mi ci vorrebbe la cattana. La cattona. Ma cosa fa? Perché? Oddio. E Alex fa una precisazione bella, che è anche giusta, ti incula pure perché se provi ad affrontarlo da dietro l'ingresso scompare. Sì, però fa troppo danno, mi trisciotta. Non la trita? No, mi trisciotta, Tanked, Vinnick ti stavo chiamando. Ho capito, Cip, è la forza dell'abitudine. Oh, buonasera, signor Faber! Quanto sei bello? Grazie. Hai visto che stasera... Io praticamente mi faccio la doccia e poi lascio i capelli ad asciugare così come stanno. Mi è arrivato il ciuffo sbarazzino stasera. Ma che cane di merda! Mo mi viene il dubbio... Adesso mi metto... Cipe, provi a menare sul pancino. Ho capito, ma... È un suggerimento di Refo. Va bene, proviamo. Il problema è che mi trisciotta. Ci provi. È nel culo. Oh no!
Ma gliel'ha messa o se l'è fatta mettere? Cioè, giusto per sapere. Gliel'ho messa. Ah, ecco. Ma stai fermo! Fermo lì, fermo. Wow. Ci provi, non ci incischi. Ma cazzo. Non mi ha colpito con la bocca. Non poteva essere una hitbox quella. Aia, quella sì. E mo ti pesto lì dove ti fa più male. Aia, 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 aia. Oh, gli sono passato, ho fatto un tunnel. Attenzione, Alessandro Del Piero. Sì, Alessandro, che è inglese. Muori, stronzo! Occhio destro del sacerdote. Quindi sicuramente ce ne sarà un'altra che mi rompa a sinistra. No, Cipe. Perfetto, grazie. Torno al falò, sperando che non ricompaia. Mamma mia, leggendo la chat fra un po' volavo giù. Volavo giù dal ponte, ci è mancato pochissimo. Ma io c'ho 51.000 anime, ma sono imbecille a voler continuare. Dovrei andare da un'altra parte, tipo a spenderle, a far festa, a puttane con il mio personaggio. Tanche lui non sa? Io non so. No, non sa Alex. No, Refo, mi dispiace, non l'ha ancora scoperto, ti ho dovuto dare il time out 2 secondi. Tranquillo. Perché? Che adesso ti... Ah, mo devo usare la bambolina. Eri una bambolina. Ok, credo di essermi caccato... Ora puoi di nuovo scrivere, Refo. Mi sono caccato male, comunque. Cioè, comunque no, Alex, non lo sa. Perché ancora non è tornato all'altare, probabilmente. Cipe, capisca quello che sto dicendo, per favore. Altare? Andiamo all'altare. Che palle. Andiamo a sto cazzo. No, ho sbagliato. Andiamo all'altare. Andiamo. No, dico andiamo. Ma no, ma è stato bannato Refo, ma... Poverino. Ma sì... No, ma perché ha detto una cosa che tecnicamente, anzi, senza tecnicamente, era uno spoiler per lei, quindi ho dovuto... Ah! Ok, sono tornato. E mo c'è un piccoletto che ti potrebbe parlare. Uno che ti è molto utile. Ma... non ci incischi e guardi. Aspetta che intanto... avanzo di livello. Consumi le anime prima. E mettiamo un po' di stamina, mina e... Poi ci waka, diamo ancora waka, uno di forza. E ok. Farewell, ma very well. Ma il piccoletto è Kishtu? Ma... Ho sbagliato. Farrell non era un cantante? Chi? Farrell? Allora, senta lei, mi scusi. Delle anime malvagie, minchia se lo trovate. No. Ah, most illustrious lord seek fine kindle and oh, in fact. Ma occhio sinistro del sacerdote. Ecco. È per quello che ho dovuto bannare Refo. Perché aveva detto esattamente come si faceva, con cosa, quando, perché. Ma io non ho letto l'altro cosa fa. Stai zitto, per favore, che t'ammazzo. Allora, aspetta. Chi, io? No, il tipo qua che non mi faceva vedere, parlare. Pronto, faccio prima a fare così. Potenzia gli attacchi per tutta la loro durata. Ma che tipo di attacchi? Anello maledetto. Praticamente se effettuati senza quando fai una serie di frequenze. Ah. Esatto. Praticamente è una combo. E se lo metto? Vado in fetro? Se... Forse sì.
Controlli. No. Ok. Dovrei avere abbastanza titanite per potenziare Mo. Lo spadone? Già tre volte. Sì, 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 era il piccoletto città. Allora, intanto aumenta Usi Estus, non posso. Quindi, rinforza. Mo, non posso ancora. E che palle! Però, questa qui... Però in realtà potresti sederti al falò e utilizzare le schegge. Aspetta. Ho trovato... Che cosa mi dà in più? Oh! Causa danni da sanguinamento. Tra l'altro... Comunque... Yes. Dica. Chip, c'è Alex che fa una precisazione tecnica su Dark Souls 3. Cioè, il roll cambia quando superi il 69,9 di peso. Huh. Cioè, praticamente quando passi al 70 sei automaticamente in fat. Che è una cosa tecnica. Ah, ho capito. Non è uno spoiler, è su quella ragione. Ho trovato la corona di Volnir, conquistatore di Karthus. Che quella corona sarebbe molto bene con il set di Drang. Mamma mia. Madò, una zona nuova. Ah, non la percentuale di peso, non il peso effettivo. Comunque fare una serie di... una combo con lo spadone risulta abbastanza difficile. Soprattutto con quella poca stamina. Sì, infatti più che altro quell'anello è pensato per chi usa... coltelli, per esempio la classe del mercenario. Sì, esatto. Quindi per una mia classe di dual sarebbe perfetta, visto che... Ok. Intanto qua vedo già schifezze. Madò, ti spacco! No, non posso. Qua, sì, Alex, mi... solo che in Dark Souls 2 era una ciofeca per come era realizzato. Perché non si capiva mai quando se avevi il fast, il mid, il fat. No, vabbè, il fat era l'unica cosa che si capiva in realtà. Ma io in Dark Souls 2 non ho mai capito se c'era il mid e il fast. Se c'era una differenza oppure semplicemente era... Non so perché, ma perché? Mi viene da seguirlo sto spettro, voglio capire cosa... Seguilo, Chip, seguilo. È morto! No, se n'è andato. Mamma mia, che... Che? Postaccio. No, tre colpi. Si iniziano già a droppare robe. Un postaccio bello però, Chip. Sì, molto è un postaccio bello. Molto bello, però il problema è che attualmente io devo dare tre colpi di spadone per tirarli giù questi qua. Ed è veramente un problema. E tra l'altro è anche molto suggestivo il posto, cioè sì. Con questa neve che cade. In realtà del gioco è uno dei miei posti preferiti. Che schifo è quella roba là dietro. Ma comunque, no, è proprio figo. Qua è veramente Bloodborne. Qua è Bloodborne a tutti gli effetti. Anzi, d'altronde ci sono passati su Bloodborne, quindi. Come dice la mia signora qua dietro di me, è pure più bello. E fanno danni da gelo, che non ho ancora ben capito che cosa ti fa il gelo. Vabbè, te lo dico io, semplicemente ti toglie la vita, è come il sanguinamento, però ti dice anche il recupero di stamina. Ah, e beh, come il sanguinamento, no? Di Dark Souls 2. Nel sanguinamento, sì, di Dark Souls 2. In Dark Souls 3 c'è soltanto la vita che cala per il sanguinamento. Buonasera. Ok. Qui che c'è? Madò, se mi cago. Perché non fanno le finestre che si rompono? Che cazzo di vetri usavano qui?
Ma poi perché ci sono sti spettri? Per dare più suggestione al luogo. Oh, Cipe, follow! Oh, come? Nuovo follow. Attenzione, aspetta! Adesso, è arrivato adesso. Che devo mettermi in zona sicura. Per il potere di Grayskull! Grazie mille, Wolfness! Buonasera, buonasera, signor Grande Truffa, come va? Gran Fiff! No, tu, ti prego, Wolfness, no. Wolf, ti prego, no. Non queste battute così. No. Budino, Dino si è spaventato. Sì, ho letto, ho letto. Non mi è detto a salutare. Ciao, ciao, minchia. Ma guarda, già mi piace. Allora, questi qua comunque credo... nelle tue live c'è sempre qualcuno che fa queste battute così, eh. Ma sono divertente, e ti... Ma è bellissimo. Danno un po' di brio alla live. Di brio. Brio, brulo, occhetta. Depura l'organismo perché ti manda a cagare proprio definitivamente. No, Chip, no, Truffa, Vinnic non c'è proprio, io sono Tanked. Ma dove sei Tanked? Il signor Vinnic stasera non ci siamo sentiti e ultimamente abbiamo avuto tanti problemi, nel senso che non riusciamo... Porca troia! Abbiamo avuto problemi perché non riuscivamo neanche a fare party insieme. E perciò scemo. Ma non è colpa mia, si chiama Mazetercraft, cioè... Aspetta che qua rischio la muertes. Oh, ma è scassato la minchia. Ok, cosa stava... E Refo dice: Cipe, se vuoi che inizio con le battute di merda devi dire fistignaccheri. Fistignaccheri. Ma grazie stamina che ti fai viva quando vuoi. Ho finito le battute in serbo, quindi le dico in albanese. No. Grazie Wolf per questa bellissima battuta. Porca puttana. Dai, questa era bellissima. Le sta tirando fuori tutte da un sito. Non puoi avere un archivio così vasto. Porca troia. Si sorprenderebbe di sapere quello che può fare la gente con la propria mente. No, ma non può attaccarmi da così lontano. E Refo dice: l'hai voluto tu. No. Mi attacchi da lì? No? Porca troia, sì! E niente, mi tocca andargli sotto e massacrarlo di botte. Sì, ma... Oddio, no, vabbè, ma hai rotto la minchia. E non si può ingessare, quindi... è permanente. Io, Cipe, stanno facendo battute, ma io non me la sento di leggerle. Io sono un attimino impegnato, ma qui, signor Tanke. Quindi, aia, o si rende utile e legge, oppure... Figlio di puttana! Figlio di troia! Vabbè, cosa è diventato una c'era una favola russa, c'era una vodka. Questa è bella. Questa mi è piaciuta. E poi Wolf mi ha scritto due di seguito. Una è: Anna Franca ha accettato la tua richiesta di amicizia. Scrivi sul suo diario. E la seconda è: io parlo due lingue, di giorno italiano e di notte russo. Porca troia. Beh, però dai, ne vale la pena. Dio, lasciano un altro. Ma che attacchi è? Vabbè. È vero, Cipe, lei mi ha appena insultato. No, guarda che muoro. E sono morto. Vuoi che io muoro? No, sono morto proprio male. Ho capito, ma mi ha fatto 8 attacchi di fila, sto figlio di puttana! Io volevo soltanto skipparlo, non volevo combatterlo. Mamma mia, si sta scatenando di barzellette la chat. Tra l'altro male. Aren dice Iritil della Valle Boreale. Comunque, buonasera Aren. Buonasera. C'era già? Non l'ho visto. Aren, sì, l'avevo visto prima. E poi c'è Pippo Lippo che dice: è morto il brigadier Tusi. Oggi sul giornale ci stava scritto: grave incidente in autostrada, 5 morti, 6 contusi. Madonna. Mamma mia. No, ma guardali! Ma io finisco la stamina dopo un po', non posso schivarne 800 di quegli attacchi lì.
Ma che ti prego, cazzo? Wolf, basta, basta, Wolf, ti prego. Sai perché Madonna Rossi mortale. arriva sempre ultimo? Perché Valentino, questa è vecchissima, tra l'altro. Mo' guarda come rascio, eh. Mo' guarda come rascio e muoro. Aia! C'ho paurissima! Anche questa è vecchissima. Sai perché i cannibali preferiscono la mano? Perché è condita. Non mi dovete rompere le balle, sto attaccando una... Ok. Raga, l'ha detto lui, che non dovete rompergli le balle. No, no, io... no. No, no, ma non voi! Ce l'avevo con... L'avevamo intuito, Chip, l'avevamo intuito, tranquillo. Madonna se rascio, mo. Madonna se rascio. Si rascia, ma ci sono... si rascia. Ci sono anche spettri donne. Oggetto. Ci sono spettri donne? Dove? Sì. Insieme... che palle questi, però. Insieme agli spettri uomini... Sentilo, sentilo, è diventato un... Oh, wow. Alex, ti prego, non andare nel trash. Cioè, vanno bene le battute stupide, ma questa qui qua è proprio stupida, stupida, dello stupido. E muori così, almeno tu. Bene, ho concluso che posso rushare fino a un certo punto che poi smettono di inseguirmi. Bene, bene, questa è una cosa che mi garba tantissimo. Ci sono oggetti sparsi ovunque. Madò, se ti farei robe qui. Però... mi sono avvicinato, sono praticamente all'entrata... Oh mio Dio. No, no, fatti i cazzi di... Madò, sai cosa faccio, mo? Corro dentro la cattedrale... di proprio fastezza. Non si apre da questo lato. Ma perché fastezza? Madonna, se di fastezza. No, Aren, zitto. Madonna, muro invisibile. Lo sapevo. Anello della magia. Non sono un mago. Madonna, se te prendo pure questo. Gemma del fulmine. Vai. No, ma amica, io davvero sto sprecando la mia serata leggendo le battute vostre. Ma come sprecando? Ma come si permette? Signor Tank, ma è scemo. Ma io sto scherzando, Cippe. Ah, che belle statue. Sicuramente c'è tanta lore dietro queste statue, ma io sono più impegnato. Cioè, ieri ho dormito su un armadio, era comodino. No, dai, questo è da ban istantaneo, però. Come muore un pino, diabete. No! Ma no! Ok. Ho dormito su un armadio, non so se rendo l'Ikea. Va bene. Cosa fa un terrorista in un orto? Semina il panico. E che cazzo, fammi raccogliere l'oggetto. E vai a cagare. No vabbè, se spara a caso, caso muore. Se tira un pugno, pugno vola. Se parlo a Vanvera, Vanvera risponde. Dietro dove? Là c'è un super nebbione di quelli paurosi. Io sono arrivato di qua. Periferia di Milano. Ma la periferia di Milano, guarda, quello mi sembra più fumo di Londra che periferia di Milano. Ok, vedo gente andare di qua e di qua non c'ero ancora andato. Un falò! E c'è anche un NPC. Ma è Ciccio Puzzo. Oddio, come si chiama? No, aspetta, che cazzo è questo? No, non è Horas. Aspetta. Oh sì. No! Oh, I thought it might be you. I never managed to find but my duty must be done, even alone. For the children I knew, bless their souls. Please, take this. Recompense. And also a token of protection. Ho fatto una cazzata. Cioè? Forse era meglio se esploravo un po' meglio quella zona di prima. Prova di un successo. Probabilmente Horas è morto per sempre. Refo, io non sto più leggendo nessuna battuta, non so se te ne sei reso conto. Ma di qua sono arrivato, io, no? Cippe, vorrei dirti una cosa. Che risulta un consiglio un po' spoileroso in realtà. Quindi?
Nella zona Mi di metti in prima, difficoltà, eh. dove... No, nella zona di prima dove hai affrontato Il boss? il boss, se torni indietro c'era l'agguato dei teschi, no? Sì. Ecco, ti ricordi quando ho detto, quando hai fatto quell'esclamazione, porca puttana, io ti ho detto, hai Sì. colpito il ponte? Ah. Ecco. Quindi devo tornare dietro? Se Sì. vuoi, sì. Ok, aspetta. Oh no, cani. Cani no. Me ne arriva uno pure da Cani dietro. ovunque. Ok, aspetta, fammi uccidere il cane perché è quello che mi dà più fastidio. Minchia, i cani! No, io attacco a caso. No, quanti? No, minchia, io qua ci muoio. Io sti cazzo di cani li odio, non li sopporto. Non li sopporto proprio nella mia vita. E dai, ma pure. Che sa? Ma dai, ma che palle, dai, morita, figli di puttana! Cazzo, ce n'è uno! No, ce n'è ancora uno! Ce n'è ancora uno! No, porca troia! Ci Me ne provo. frega un cazzo! No, aspetta che sto... Cazzo! Muori! Reggicella finis. Vabbè. Se l'Ucraina giocasse a Dark Souls, Dark Spirit Putin invaded your world. Ah, Va bene. però non sono cani, hanno la faccia da uomo. Sei contento adesso, Refo? Ok, era di qua, c'era un oggetto, di qua sicuramente c'è qualcosa. Oh, che palle. Cioè, io sono venuto qua a rischiare la mia vita per dei curi tutto l'anno. Moneta d'oro Ciao Wolf, alla arrugginita. prossima. Uppe, saluti però, Ciao, non faccio il maleducato. ciao! Ma cosa fa? Cincischia? No, mi prende un sacco di botte. Purtroppo su Dark Souls queste faccio. E il D e Faber dice non cincischi, ritorni al ponte, vada. Va bene, adesso vado. Oh no. Faccia con calma, Cip, però non c'è fretta. Sorella! Meno male che li si vede. Pensavo fossero i teschi, tipo i teschi di Dark Souls 1 che esplodevano malo. Se colpisco quello, mi sa che esplodo malissimo. No, Cip, in realtà no. Ah, ma sei sicuro? Ah, no, ok. La lascio nel dubbio, Cip. La lascio nel No, ormai ho dubbio. fatto, ormai ho fatto. Oddio! Ma non c'ho voglia di tornare indietro. Vabbè, ci vado, va. Dai, facciamo così. Torno al ponte, vedo che succede e poi chiudo la lieve. Ok? Così almeno si va a fare quello che si vuole. Oh, sono contento di essere riuscito a stremare questa sera. Ma perché non uso un osso del ritorno? Sapete che io non mi ricorderò mai più da che parte sono andato. Quindi sarà un problema. E Ma non tra ce l'ha un l'altro, osso del ritorno. sì, lo sto usando. Ah, Offline avrò tutta quella zona di merda di stasera da esplorare. Mi divertirò tanto, ma proprio tanto. Ok. Mi teletrasporto a... No. Qua. vada al falò dopo Gulmir. A Dopo sto punto, anche perché sennò va troppo in là. ma sono andato al falò della zona del boss. Sì, esatto, quello. No, aspetta però, se vai da... Ah, sì, ok. Zona del boss. Non... Sì, no, ero io che non mi ricordavo ci fosse quel falò. Andiamo a colpire il ponte. Andiamo a colpire il ponte. Ma scusa, se colpisco il ponte, poi non passa più nessuno. Ha presente nel giro giro tondo, casca al mondo? Cipè? Puttana, stavo per cadere pure io. Ciao, ponte.
E mo? Le pietre prismatiche. No, Chip, torni al ponte. Sono dal ponte. Oh cazzo. Ma non cincischi, si sporga. Ma devo cadere giù? No. Oh mio Dio, devo scendere giù dal ponte. Aspetta, aspetta. C'è una scritta? Scendi, scendi, sì. Non me ne ero accorto, ho visto quando sono passato dall'altra parte. No, più che altro ci... anche perché se uno non ti dà l'indizio non lo scopri mai, a meno che non c'è vedi ora, proprio. Ma dai, no. L'ho visto. Yomo! All'arriba. Puttana. Oh. Senti, devi stare tranquillo. Tu non puoi passare, non grattarti il culo, devi lasciargli una freccia. Ma, allora non sono solo io che lo vedo come un Balrog di del Signore degli Anelli, vero? Cioè, non sono l'unico deficiente. Non Balrog, è una baldraga. Cippe. Mi devo contenere, Se può. Quanto no! Quanto danno! Ma dai, ma che palle! Ma non possono farmi tutto sto danno, sti mob di merda! Oddio, no, vabbè, pure gli scheletri. E allora andate a caccare. Nah, ho sbagliato. No, minchia, ma che fastidio! Oh. Senta lei, mo. Giochiamo al frecciaiolo. Minchia! Oddio, è tornato in vita lo scheletro. Vabbè. Cioè, già. Gli scheletri che tornano in vita. Già sono rompicoglioni perché permette. Non muoiono subito. In più, quando li colpisci si spaccano e ci metti 3 ore come poi a ricolpire. Devi aspettare. Ma quello è perché ha un'arma pesante, Chip. Con una spada lunga non succederebbe mai. Però questo qua mi sa che diventa facile da battere. Il demone dice? Sì, perché viene su, poi torna giù. Poi torna su, poi torna giù. Adesso, e poi si lascia cadere. Mentre se ne va, io gli ficco un sacco di mazzate, perché tanto torna a casa Alessi. Ma no! In DS. No, in realtà era in faccia, ma va bene lo stesso. Gli ficco pure una freccia in faccia. Giusto per non perdere troppo tempo con i danni. Poi vieni su, che ti lascio poi cadere. Oh, l'hai sentito? Cazzo! No. Ah, lo stavo dicendo al demone. Ad Abdul. No! Tonto. Puttana! Tanto io che non ho capito. Quanto si è arrabbiato. Dai, un colpo. Yes, mandrapation. Oh, sotto e... Che mi dai? Anima di un demone? Oh, la madonna, ma non mi ricordavo che anche l'altro me l'avesse dato. Ma ha dato l'arma e anche l'anima? Non mi ricordo, sai? No, allora, il primo di fuoco che hai incontrato non ci ha dato un cacchio di nulla. No, mi ha dato l'arma. No, il primo di fuoco che hai incontrato dove c'era Sigward, no, non ci ha dato nulla. Sì, ma ha dato l'arma. No, Cipè, ti stai sbagliando, è impossibile che ti abbia dato l'arma. Non è Francesca. Là sei stato molto fortunato. Sono molto fortunato. Anche il Cavaliere Nero mi ha droppato subito lo spadone. Sì, vabbè, quello droppa. Però il boss... Sì, il boss. Quello che affronti insieme a Sigward non ti dà l'arma. Cipè? Aspetta, sto controllando. Abbiamo perso Cipè. No, sto controllando, ma mi ricordo che mi aveva... Ah, no, forse l'ho solo letto... Niente, ho detto cazzate. Ho detto cazzate. Mi dispiace, Tanked. C'hai ragione tu. Ma si figuri. E mi ricorda... Oddio, sono caduto! Dai,
Fammi una roba veloce, alzati tu. Ma no, poi mentre muori raccolgo l'oggetto e picchio forte questo qui. Poi picchio anche forte questo qui. Perché tanto mo vi tirate picchi su forte, tutti. Cito, no, forte. Ma è inutile che sto qua a combatterli questi. È meglio che proseguo per la mia strada e quelli si inculano. Bravo. Cos'è? Ma... vabbè. Cosa? Ha fatto un gesto stranissimo il mio personaggio. Qua c'è un oggetto. Benda del vecchio saggio, anello della strega. Ma... scusa, ma non li avevo già presi questi oggetti? Mi confondo. No. Okay. È talmente confuso da colpirsi da solo. Mi colpisco da solo. Aspetta, Allora, qua c'è il falò. Vada. Qua non ci sono andato, o ci sono andato, non ci sono andato. Andiamo, la calma non perdiamo. Attenzione, lago ardente, cotto a puntino. No, mi spiace. Non è andato a vedere l'aria, giusto per vederla. Cosa cazzo succede? Non le ricorda qualcosa di particolare del primo Dark? È il lago di Cenere. Esattamente. Onestamente non credo sia lo stesso. Mi stai dicendo che questi però... sono arci alberi? Io voglio capire che cazzo è sto bordello. Credo, là c'è un super nebbione. Ciao Alex, buon divertimento. Dice, me ne vado a giocare a DS3 e fai ma bene. Ma che cazzo? Oh mio Dio. Per caso vi... ok, siamo tornati su Demon Soul. Quello lì è circa l'affare che spara le frecce di Demon Soul. Non c'è cazzo che tenga. No, vabbè. La sua faccia in live è bellissima, Chip. Veramente? Dio, io invece mi sono caccato... oh, no! Ma vaffanculo! No, ma sei scemo! No, io me ne vado. Vai, corri, che il falò è là! Sono vivo? Sono vivo! Mi dispiace, Fra, ma ho dovuto darti il time out. Hai fatto uno spoiler di nome. E di fatto. Ancora non ci è arrivato, quindi. Uno spoiler di fatto. Ok. Sì, uno spoiler di nome di fatto. Bene, io direi che sono arrivato qua. E qua mi fermo. Porca troia. Adesso non so se continuare poi là o qua. Là o qua. Perché là sono... puoi quasi... anche riscrivere adesso se vuoi comunque. Sono anche da una nebbia circa. E qua sono anche da una nebbia. Mi caco. Alex dice è rimasto con un HP. Minchia, uno, mezzo. E tra l'altro manco si cura. Cioè, se mi fermavo a curarmi mi arrivava un'altra freccia qua dietro mi arrivava. Hai ragione, Chip, hai ragione. Come darti torto. Bevetene sti. Comunque. Ma perché? Va bene, ragazzi. Diciamo che qui è... va bene. Se ti piace qui, allora farò qui. Ai pochi falò. Ah, ok. Vabbè. Grazie mille ragazzi di essere passati, la live la trasferirò direttamente sul canale YouTube, quindi se per caso vi ne siete persi qualche pezzo potete andare tranquillamente. Iscrivetevi al canale di Tanked, che spero che stia spammando il suo canale perché sennò mi incazzo e lo banno istantaneamente. In realtà ho iniziato da prima a farlo, stavo mettendo soltanto il suo, quello di Vinny che è della pagina Facebook. Cincischierà in live? Minchia se cincischierò, Faber. Attenzione. Ci facciamo prendere a calci nel culo da questo qua? Ma sì, dai. Ma da chi? Sto evocando un fantasma, uno spettro, un simbolo viola.
Ma no, Chip, ma perché? Beh, un po' di PvP. Sakara Jintoki. Ma perché? Cosa? No, il nome, dicevo. Vabbè. Intanto io l'aspetto qua. Tra l'altro sarà una merda. Finirà malissimo perché laggo. Ovviamente in live. Non so neanche se riesco a evocarlo, a dirla tutta. Questo PvP e poi si chiude. Anche perché minchia, è mezzanotte. Ehi, Sasaka! Gin Tonic, vieni! Da che parte? Ovviamente combattiamo qui, col cazzo che vado... Ah, eccolo. Ciao, amico! Vabbè. Sakata. Dice Alex, io non ho la pietra, sennò venivo a fare PvP anche io. Un lagstab. L'ha fatto lui o l'hai fatto tu? Ma... No, lui l'ha fatto. Mi conosce, io non faccio lagstab. Cioè, non faccio backstab proprio. Quanto... No, mo sono cazzi. Quanto lag, tra l'altro. Sì, ha spammato un po'. Ha fatto bene. È stato bravo. È stato più bravo di me. Mi sono spaventato. No, vabbè, non posso andare in una live... Che c'è stai te, Ale. Va bene, dai ragazzi, mi ha fatto il Q. Mica colpa mia se ti svegli. L'hai finita. L'hai finita. In effetti. C'è Katia qua che si sta addormentando. Ma hai visto che cazzo c'è in sta zona? Ma è bellissimo, allora fallo pure. Iritil. Iritil attira molto. Qua invece è proprio un cazzo. Cioè, non vedo l'ora di fare il boss di sta zona e smettere. Wow! Ma... Ah, ok. No, no, non riconoscevo la zona. Allora, aspetta, Vado a recuperare le anime. E poi possiamo anche chiudere, signor Tanker, così basta. Va bene? Sì, sì, tranquillo. Va bene. Io direi che possiamo fermarci qua. Qui al Falox. Possiamo fermarci qui. Grazie mille a tutti, di nuovo, per l'ennesima volta. Ci sentiamo domani, Domani è? Sabato? Domani è venerdì, Chip. Domani è venerdì, se lei c'è, signor Tanked, quando vuole. E adesso ci incischi con ca... Credo di sì, credo di esserci. Bene, bene. Non lo so, poi domani prima, diciamo molto prima della live, le faccio sapere se ci sono oppure no. Va bene, signor Tanker, lei mi lasci pure i messaggini. Grazie mille a tutti, sì. Ciao ragazzi, a domani, ciao!